Liberi.tv Cosenza, libreria Ubic. Siamo in compagnia di Assunta Feraca, Domenico Biondi e Aurora Staino, che in questa location hanno organizzato un evento a dir poco straordinario, perché a Cosenza io onestamente non ho mai visto qualcosa di simile. Perché? Perché innanzitutto qui alle loro spalle ci stanno dei quadri che rappresentano delle immagini e dicono esattamente: immagina se la storia li avesse discriminati. Abbiamo personaggi del calibro di Oscar Wilde, Virginia Woolf e gli altri che potrete visualizzare, vedere, e appunto altre location. Se prendiamo addirittura uno di questi, Marco inquadra qua, una di queste cartoline, in questi flyer, possiamo vedere le location dove in futuro saranno presenti queste opere d'arte, io le definisco così. Abbiamo la libreria Mondadori, oltre che la Ubic, il B-Side Live Music Pub e il Nero Macchiato, che è sempre un altro locale. Ma chiediamo a loro la motivazione di questo evento e soprattutto perché hanno scelto queste location. Sì, allora praticamente noi abbiamo deciso, insomma, di regalare a queste location questi quadri, sì. Così che possano, insomma, restare più a lungo, insomma, visibili in queste location, che comunque ci hanno garantito di tenerli il più a lungo possibile, insomma, li regaliamo in pratica. E noi abbiamo deciso di realizzare questi quadri, insomma, segnalibro e flyer, che sì, poi comunque i flyer e i segnalibro saranno anche a disposizione dei locali, per, diciamo, diffondere una campagna in maniera più uniforme. Sì, diciamo che possa attecchire maggiormente oltre al web, che magari è una fonte di informazione molto veloce, ecco. Insieme a te anche Domenico ha collaborato a questa, sì, a questo evento. Sì, praticamente ci lavoriamo da un po' di tempo, alla fine finalmente, infatti oggi mi sentivo come tipo uno, no vabbè, più o meno, come uno, diciamo, che prepara un esame da un po' di tempo, okay. Ecco, e oggi mi sento finalmente come se questa cosa avesse avuto vita, insomma. Niente, io qua ho due segnalibri, nella fattispecie ho Pasolini e la Greta Garbo. Praticamente noi regaleremo anche i segnalibri, abbiamo stampato oltre 1000 segnalibri, proprio perché vogliamo che questa campagna arrivi a più persone possibili, e queste persone possono comunque conservare nel tempo, attraverso appunto il segnalibro, il ricordo di questo messaggio, insomma, che per noi è importante. Insieme oggi c'è anche Aurora, che è la mamma di Assunta, che sicuramente è orgogliosissima, perché possiamo dire che l'evento è riuscito in quanto la libreria era strapiena e soprattutto molti avevano in mano questi flyer e si sono portati via tutti i segnalibri che erano presenti sul tavolo. Sì, sono orgogliosa e sono contenta, perché questi ragazzi ci credono in quello che fanno, ci credono molto, per cui sono veramente soddisfatta per come è andata la serata. Poi abbiamo sentito anche il tuo intervento da mamma, che era rivolto un po' a tutti, e alla politica, era rivolto alla società in generale, e qui voi siete voluti partire dalle immagini, e dal fatto che comunque queste persone sono state discriminate. Voi invece combattete la discriminazione con la vostra arte e la volete portare in maniera un po' ciclica attraverso tutti questi posti. Ma sicuramente ci proviamo, insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio mettendo in atto quello che sappiamo fare, insomma. Secondo me ci riusciamo, io sono meno modesto rispetto a te. No, ci siete riusciti, quindi speriamo di vedervi presto non soltanto in queste quattro location, ma chissà anche al di fuori della Calabria. Magari qualcuno le vedrà questa intervista, qualcuno troverà questa cartolina da qualche parte e ne dirà chi è Assunta Feraca, chi è Domenico Biondi. Potete scoprirlo sul loro sito, che è Omocrazia. Com'è il sito? Ma diciamo che ci possono trovare più facilmente su Facebook. E poi, insomma, attraverso Facebook arrivare tramite il link al sito è molto più facile. Perfetto, io saluto tutti e tre e niente, vi ringrazio ancora. Grazie a te Riccardo. Grazie a voi.